Oggi costruiamo un piombo che serve per fare surf e casting in spiaggia e antiscivolo per la sabbia questo. Allora, abbiamo sempre artigianalmente una canna stagionata, asciutta, del filo sempre di armonico, d'acciaio armonico, da 1 mm, basta e avanza. E gancio per inserire nella piombatura per tenere il piombo e agganciare il moschettone. Si usano sempre un paio di pinze, un paio di pinzette e le tanaglie. Naturalmente ci vuole sempre fornello col piombo. A questo punto abbiamo usato anche una maschera anti-vapori ai carboni attivi, che ce l'abbiamo qui appesa. Quando accenderò il fornello, userò la lampada. Allora cominciamo. Prendiamo la canna, infiliamo leggermente, tanto si buca facilmente la canna, infiliamo l'acciaio da una parte e un altro acciaio dall'altra parte a croce, più sopra poco poco, 5 mm anche meno, e pieghiamo. Facciamo aletta, così, così. E lo facciamo in questo modo. Prendiamo le pinzette, facciamo questo lavoro qua. Pieghiamo, così. Ripieghiamo così. E facciamo un'aletta, così, eccola qua. Questa aletta la infiliamo qua, sempre nella canna, a fianco all'altro suo buco che abbiamo fatto. Tanto entra facilmente. Lo infiliamo piano piano, vedete? Finché non va dentro, ecco qua, adesso è entrato dentro, addensiamo un pochino e abbiamo già 3 alette. Cosa facciamo adesso? Andiamo dall'altra parte, pieghiamo questo così. Sempre così, facciamo sempre l'altra piegatura. Ecco qua. E infiliamo lo stesso da questa parte così. Sempre piano piano, in modo da avere. Ecco qua. E abbiamo infilato tutto. Questo lo rimettiamo dentro. Come questo è troppo lungo, ne tagliamo un pezzo così e infiliamo dentro questo e infiliamo dentro anche questo. Abbiamo una croce. Cosa facciamo adesso? Adesso prendiamo questo e lo mettiamo dentro, così. Lo mettiamo nella morsa. Ecco
non schiacciamo la carne, la teniamo solo perché che rimanga. Mettiamo la maschera. Questo punto io c'ho anche la telecamera e viene male, però possiamo tenerla così. Accendiamo il fornello. E ci squagliamo il piombo. Naturalmente qua è tutto arieggiato perché vedete che c'è la finestra aperta, c'è la porta aperta, tutto arieggiato, comunque sia, riusciremo a mettere anche la maschera. Ecco qua. Quando il piombo è pronto, lo cogliamo. Naturalmente, chi è che non vuole usare la maschera? Va a farlo, a squagliare il piombo fuori, ma ci vuole tanto perché ci vuole un paio di minuti e così accontentiamo anche tutti quelli che mi hanno scritto e mi hanno mandato dei messaggi che il piombo fa male. Fa male fino a un certo punto. Comunque sia, i ragazzi specialmente, se non lo fondono fuori il piombo, è meglio che mettano la maschera. A questo punto qui vediamo un pochino a che punto siamo. Deve sciogliere ancora e aspettiamo. Intanto sono andato a comprare un po' di roba di acciaio inossidabile che servirà per fare tante cose belle e poi vi farò vedere. Ne ho comprato da 2 mm e da 1 mm. Possono fare tante cose. Non arrugginisce, questo non è armonico, quindi non si possono fare i filer così, i terminali non si possono fare, perché per il terminale ci vuole l'acciaio armonico. Però volendo si può trovare anche armonico, perché è inossidabile. Io non l'ho trovato, però in certi negozi poi lo vendono, andrò a cercarlo perché mi serve, sia da 2 mm che da 1 mm. E quindi farò poi in seguito, li farò, i terminali li farò in acciaio inox, però acciaio inox, sempre quello qui. Certo, a questo punto non c'è che aspettare la fusione del piombo. Vediamo che livello è. Sta squagliando. Il piombo si è squagliato. Ok, prendiamo le pinze. Vediamo che sono arrivato questo, così facciamo la fusione. Allora, siamo pronti, spegniamo, prendiamo il piombo, teniamo il gancio. Facciamo la covatura, naturalmente usate anche gli occhiali, io ho gli occhiali,
Quindi va bene così. Ecco, è uscito un po' fuori, ma non fa niente. Siamo a posto. Prendiamo e raffreddiamo l'acqua. Guarda che da quella. È ancora caldo, sì. Si vede che l'acqua era calda. Che si è calda lì. Cosa facciamo adesso? Spacchiamo la canna perché tanto la canna non serve più. Sediamo e spacchiamo la canna. Spacchiamo la canna, non ci serve. Tanto la canna non serve più. Un po' di pazienza ci vuole, vediamo se ne fa un bel lavoretto adesso. Ecco fatto, adesso metto fuori. Questo poi naturalmente si può anche utilizzare. Naturalmente questo è stato entrato poco nella canna e automaticamente è rimasto un pochettino fuori. Però questo è il sistema. Metto uno qua.